E voilà! Che cos'è questa bellissima bontà? Una semplicissima scaloppina con funghi misti e uovo fritto. Siamo pronti a farla insieme? Sì? E allora venite con me! E voilà! Buongiorno amici! Oggi andremo a fare un piatto molto semplice. Ma noi, come ben sapete, cerchiamo di abbinare alla semplicità sempre un poco di fantasia e di creatività, in modo da dare un'ottima soddisfazione anche ai nostri occhi. Oggi andremo a fare un'ottima scaloppina con i funghi e con l'uovo fritto. Allora, come primo passo, noi andremo a prepararci per fare il nostro uovo fritto. Come lo facciamo? Ci muniamo di buste per alimenti, apriamo le nostre uova. Facciamo una. Guardate, è molto semplice. La portiamo qui all'angolino della busta, vedete? In modo da lasciargli la sua forma. Andiamo a fare un bel nodo. Così. E andiamo a immergerlo nella nostra acqua. Che ci attende già bella bollente. Perfetto. Lasciamolo cuocere per 3-4 minuti. Vediamo cosa ci aspetta. Allora, nel frattempo le nostre uova sono cotte, le abbiamo scolate e possiamo andare ad aprire la busta. Guardate qua. Ok? Quindi questo è il primo passaggio per fare l'uovo poi successivamente fritto. Allora ragazzi, ora abbiamo tutto pronto. I nostri funghi misti per farci la carne in padella, il nostro olio già abbastanza caldo per farci le nostre uova fritte. Quindi ora andremo a fare una cottura in simultanea. Carne nell'olio bello caldo. Possiamo alzare la fiamma e andiamo a rispettare il processo di Maillard, ovvero la caramellizzazione degli zuccheri e la carne tratterrà i suoi liquidi all'interno. Nel frattempo, le nostre uova. Eccole qua. Ve li faccio vedere da vicino. Eccole qua, una, due e tre. Nella carne invece andiamo subito a metterci i funghi. Per la carne oggi userò una sfumatura un po' più particolare, anziché usare il solito vino bianco, andremo a sfumare con un bel Valdobbiane. A sfumare una bella noce di burro. E che cos'è ragazzi, che cos'è? Ok, allora, noi ci siamo, andiamo all'impiattamento.
E allora, come volevasi dimostrare in questo piatto, non tanto la difficoltà, perché in ogni caso cerco sempre di rendere più facile anche quei piatti più elaborati, ma come delle piccole modifiche, come in questo caso l'uovo, possano dare più risalto anche a quei piatti della nostra quotidianità. Come sempre, un bacio dal vostro chef. Voilà!